Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. La gente, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Qualche video fa vi avevo detto che sarei andata con la scuola a vedere una mostra su Andy Warhol, ma ovviamente è bene informarsi prima di andare da qualche parte su cosa si sta andando a vedere. Ok che era un tour guidato, avevamo la guida che in realtà era la mia professoressa d'arte, ma quello è un altro discorso. Però ovviamente ci tenevo a fare questo video e a dare un senso generale alla cosa, quindi adesso ovviamente vi andrò a spiegare in breve chi era Andy Warhol e cosa faceva. Andy Warhol è stato un artista pluridisciplinare che si è specializzato soprattutto nel campo della pop art, ma ha lavorato anche a diversi altri progetti come regista, pittore, scultore e tante altre cose. Quindi era un tuttofare, diciamo un po' così. Comunque, come vi ho detto, è il simbolo della pop art. Siamo andati a questa mostra per vedere alcuni dei suoi lavori. Ovviamente non erano gli originali, almeno da quello che so io, ma non credo proprio fossero gli originali. Però ragazzi, devo dire che il mondo della pop art mi ha sempre un po' affascinato. Mi ricordo soprattutto, tra tutte le varie cose, il ritratto di Marilyn Monroe in diverse forme e diversi stili, insomma, diciamo, diversi colori comunque. Quello è una cosa che mi è rimasta impressa fin da quando ero piccola, ovvero dalla prima volta che ho visto appunto questo lavoro proprio di Andy Warhol. Come vi ho detto, è stato un regista di diversi film, ma appunto principalmente era un appassionato d'arte, quindi si occupava appunto principalmente di serigrafie, che sono poi i suoi lavori principali, come l'opera di Marilyn Monroe che vi ho citato, o comunque altre cose. La pop art infatti è un movimento artistico nato nel Regno Unito e negli Stati Uniti alla fine degli anni 50 ed era l'espressione della società e del mondo, insomma, intorno ad essi. Quindi ovviamente c'erano anche molte cose che ritraevano proprio magari delle pubblicità di alcuni prodotti dell'epoca, come per esempio abbiamo visto la bottiglina di Chanel No. 5, la lattina di Campbell, la bottiglia di Coca-Cola, che erano appunto i simboli proprio di quel periodo. Ovviamente non sarò qui a farvi una lezione di storia dell'arte, ma vi ho detto più o meno qualcosa di significativo riguardo Andy Warhol. Se volete saperne di più, ovviamente vi invito ad andarvi a informare, trovate su Wikipedia di tutto, quindi ovviamente andate pure a leggere, eccetera eccetera. Con questo video non voglio fare la critica d'arte o la professoressina o quel che sia, voglio semplicemente raccontarvi quella che è stata la mia esperienza alla mostra di Andy Warhol qui a Napoli. E niente, io ho detto questo, vi auguro una buona visione, penso che ci saranno comunque dei miei intermezzi nelle clip, perché ovviamente essendo una gita con la scuola, essendo in un museo, non è che potevo stare lì a parlare, e quindi ho ripreso più che altro ciò che potevo riprendere. E niente, se mai doveste avere una mostra di Andy Warhol nella vostra città, andateci perché ne vale la pena, soprattutto se poi fate un tour guidato. E io vi auguro una buona visione. Oggi ragazzi, mostra di Andy Warhol, non so cosa riuscirò a prendere, quindi vediamo cose. Comunque sto andando sotto scuola a prendere pullman. Ed eccoci qua, praticamente c'era mezza scuola e infatti eravamo parecchi, diciamo. Comunque qua sto riprendendo alcune delle opere che erano esposte, come appunto la bottiglia di Chanel No. 5 che state vedendo in questo momento. Tra l'altro, se vedete marmi e cose del genere, è perché siamo in una chiesa. Questa era la sala dedicata alla musica, dove si poteva ascoltare comunque alcuni brani di alcuni dischi. E sì, infatti li abbiamo ascoltati, come state vedendo in questa clip. E devo dire che ci sono alcuni brani che mi sono piaciuti parecchio e che ho anche salvato. Ci sono alcuni ritratti, se non erro, dei Beatles. Non vorrei sbagliare. Ok, ora faccio qualche brutta figura. Comunque potete vedere da voi ciò che ho visto anch'io. Qua, sì, stavo ascoltando un disco, sentirete un qualcosa di in sottofondo, ma non troppo. Bella, 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 bella. In
teoria abbiamo un'audioguida, ma non la stiamo sentendo, è la nostra professoressa d'arte. Lo sto girando e sto scoprendo cose. Fantastico. Comunque siamo in una chiesa. E appunto, come avete sentito, stavamo in una chiesa e la nostra professoressa d'arte ci faceva da guida, spiegandoci man mano tutto ciò che erano le varie cose. Anche se devo dire la verità che ho esplorato più da sola. Comunque ho ripreso veramente poco perché ovviamente essendo sia con la scuola ed essendo comunque in una parte dove non è che potevo riprendere, ho dovuto fare qualche ripresa a sgamo. E niente ragazzi, questo era il video della mostra di Andy Warhol, spero che sia stato del vostro gradimento. Non volevo fare appunto tutto il video della mostra, ma semplicemente farvi capire che a volte anche le cose che sembrano noiose in realtà possono essere molto interessanti. E niente, io vi aspetto prossimamente con prossimi video sempre qua sul canale. Bella!